Benvenuti ragazzi a un nuovo video sul canale, sono Marco degli Esplat e sono qui per un nuovo video, anzi un nuovo deck questa volta di un mazzo competitivo ragazzi, quindi che dire, solo per questo vi invito a lasciare un like e vi ricordo di iscrivervi al canale per poterci supportare. Detto questo ragazzi, deck molto semplice, abbiamo bisogno di andare a prendere le ultime carte del mondo uscito, chissà cosa, no? Come se stiamo parlando di magneticosi, niente libri della luna ragazzi. Non siamo obbligati a prenderceli. No gorgonico. Tifone spaziale mistico. Che ragazzi, vabbè, l'ho trovato. Ma possiamo metterci anche l'altro tifone. Quindi paghiamo 1000. Vaffanculo, non ce ne frega niente. Ragazzi, vedete, combinazioni tranquilla, pulita. Carte 2x, 3x, non più di tanto. Anche un per comunque con il magnetico. Ecco qui l'Xyz, ragazzi. Pochi ma semplici. E devo dire che, ragazzi, funziona tranquillo. Quindi magari, ragazzi, allora, scrivetelo nei commenti, ripeto, se volete vedere dei mostri in 3D dal tavolo oppure volete una visuale dall'alto. Detto questo, ragazzi, noi iniziamo in maniera pulita, linda e pinta, signori, la mano è molto buona. Come potete vedere, ragazzi, non gioco il gorgone, no, non ce l'ho, non l'ho aperto, non l'ho spacchettato, quindi non siamo obbligati comunque a utilizzare quella versione. Addirittura non c'è nemmeno la carta che si vende nello Ostrato Deck o nell'altro box che è la rinascita potente, quindi tranquillamente il mazzo gira e gironzola abbastanza bene. Comunque ragazzi, io adoro la grafica in 3D e nel vedere i replay in 3D io la adoro, non mi piace magari tanto giocarci perché mi perdo un po' di casa, però è stupendo. Fammi sapere se anche voi piace o se lo utilizzate mentre giocate o lo utilizzate magari nel vedere i replay. Questo fantasma trucco per togliere la prima carta coperta. Andiamo avanti col secondo, noi metteremo giù un lupo per togliere la seconda carta coperta. Ok, il nostro avversario. E qui abbiamo ragazzi le nostre finte arpie, perché ovviamente ora la difficoltà sta pure nel capire se ne abbiamo a che fare con un triamidi o con un arpie, perché ovviamente poi le giocate variano. Fortunatamente di primo turno è iniziato lei.
Ok, ringrazio Suddy per questa bella... Nel frattempo, ragazzi, vi invito a fatemi sapere comunque cosa ne pensate di questo deck. Potete vedere, è abbastanza semplice, molto diciamo facile da fare, ovviamente, quello che parte le tre carte, senza l'utilizzo comunque delle ultime carte uscite. Oh, ok, per sbaglio ho saltato il video. Nostra combo, ragazzi, in ogni caso, noi cerchiamo sempre di svuotare il mazzo, E qui ragazzi, il nostro amico Mohamed ci saluta. Andiamo avanti, noi procediamo sempre classica combo, ragazzi, di svuotare il deck, quindi a noi ci interessa prendere carte in mano, carta cimitero, carte in mano e carta cimitero. In questo caso cerco di andare di nuovo giù con il Alucard, comunque, dato che mi ha bloccato il lupo, cerco di andare giù con Alucard. A lui ovviamente mi blocca anche quello. Ovviamente, ragazzi, sta giocata è stata palesemente inutile, quella della Canadia, in questa maniera, perché comunque non serve a niente, quindi non so se la deve fare, la fate, se no niente. Comunque il nostro Siranui è andato via, quindi che dire, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo ad un prossimo video,
Vi ringrazio della visione.